Domenico Pettinari, sprechi, mala gestione, affollamenti, depauperamento anche della struttura. Lei torna a denunciare quello che non va nella ASL di Pescara. Sì, qualche giorno fa abbiamo registrato un picco di 24 ore d'attesa in pronto soccorso e questo è da vera emergenza. Purtroppo hanno depotenziato gli ospedali minori, Penne e Popoli, tra l'altro grandi eccellenze di Penne sono state smembrate, penso alla gastroenterologia che ha perso un medico e non l'hanno rimpiazzato, alla ostetricia, ortopedia e quant'altro, e quindi ad imbuto entra tutto nell'ospedale di Pescara. L'ospedale di Pescara ha una carenza, come anche i presidi minori, di personale medico, infermieristico, operatori sociosanitari, quindi qui scoppia tutto. Ma non solo, abbiamo ricordato i grandi sprechi, perché poi qualcuno ci dice non ci sono i soldi, non si possono assumere nuovi medici o fare spazi più elevati. No, falso, completamente falso. Proprio qui a pochi metri da me, alle mie spalle, insiste ancora la PET-TAC che ci costa 5.000 euro al giorno di affitto. In 10 anni abbiamo pagato 15 milioni di euro di affitto per un'apparecchiatura che costerebbe 1,5 milioni di euro ad acquistarla. Abbiamo proprio qui l'elisoccorso lì sopra, abbandonato, che non può più funzionare, un errore madornale. L'elisoccorso deve atterrare all'aeroporto di Pescara, far scendere il politraumatizzato, entrare in ambulanza, l'ambulanza percorre tutto il traffico cittadino e arrivare in pronto soccorso. Voi puoi immaginare che un politraumatizzato, se perde 10 minuti, possono fare la differenza tra la vita e la morte. Proprio a 100 metri di distanza da qui c'è quella palazzina acquistata nel 2014 per 3 milioni di euro e lasciata in abbandono, inutilizzata. Quindi vedete milioni e milioni di euro di soldi pubblici della sanità che si sono gettati così. Questa è la mala sanità. Io ho denunciato qualche giorno fa anche un taglio di 70 milioni di euro nel prossimo biennio, perché la spesa previsto dalla Regione Abruzzo, quindi la Regione Abruzzo si volta dall'altra parte. Chi governa la sanità, ricordiamo, è la Regione Abruzzo. Il tema principale di una regione, di un ente regione, dovrebbe essere la sanità, e qui stiamo a raccontare purtroppo tanti e troppi disservizi. Vuol dire che questo governo regionale sta facendo acqua da tutte le parti, purtroppo.